Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come avete letto dal titolo sarà il video dei saldi Essence. In realtà ho fatto questi acquisti praticamente questa mattina e infatti come vedete ho la bustina di Shaka. Ho trovato finalmente l'espositore con i saldi da OVS, ora però sono qui appena fuori da Scarpe, perché volevo vedere se per caso anche erano iniziati, ma in realtà no, non ho trovato nulla e i saldi ancora non ci sono neanche l'ombra. Naturalmente già qui sul canale trovate il video con tutti i saldi Essence, perché vi ho fatto una piccola anteprima giusto per dirvi quali prodotti avevano un buon inci, quali meno. Non sapevo quando sarebbero iniziati i saldi, pensavo a marzo. In realtà poi vi ho scritto anche nei commenti del video che sarebbero iniziati lunedì scorso e invece per tutta la settimana scorsa appunto non ho trovato nulla. Due premesse doverose che faccio sempre prima di iniziare questi video Essence è che prima cosa troverete dei prodotti che non hanno un buon inci, li utilizzo di solito o sugli occhi o sulle labbra, ma naturalmente non sulla pelle del viso perché ci tengo particolarmente. E seconda cosa, sentirete parlare appunto di questi prodotti che non hanno proprio un buon inci anche per le ragazze a cui non interessa, nel senso che ho notato che moltissime di voi vengono, vedono i miei video, lasciano mi piace, commentano e poi acquistano anche prodotti che non hanno un buon inci perché non sono interessate a questo, quindi io comunque ve li dico tutti così accontento proprio tutte voi e ci tengo davvero tantissimo a questa cosa. Come prima cosa ho trovato in promozione a 1,29€ anziché 3,79€ la Minus Matte Terra viso effetto abbronzante, e in particolare è la numero 02 che appunto esce fuori produzione. Vi avevo già anticipato nel video precedente Essence, vi avevo detto che avrei assolutamente acquistato le palette, quelle dei blush, che si chiamano Blush Play Sculpting Palette Blush Viso, e queste hanno un prezzo di 1,29€ anziché 4,99€ e erano entrambe disponibili. Ho deciso di prendere entrambe le colorazioni, ossia la numero 01 Play It Peach e la numero 02 Play It Pink. Sono queste palette qui che io puntavo da tantissimo tempo e praticamente sono composte entrambe da tre cialdine che sono Highlighting, Sculpt e Define. La numero 20 Play It Pink, sono sincere, colori molto più sgargianti, molto più forti, e infatti fra le due è quella che adoro particolarmente, mentre la numero 01 la vedo più una palette dai colori tenui e più sul marroncino, e l'highlighting secondo me è molto molto carino. E queste palette hanno entrambe un inci ottimo, te sei le cialdine per farvi capire, hanno ingredienti ottimi, hanno solo qualche peg ma davvero bassissimo, tipo peg 8. Entrambe le palette hanno un PAO di 12 mesi, contengono totalmente 8 grammi di prodotto. Sì, mi sono davvero contenta che le ho trovate, perché comunque a 1,29€ si può dire 4 blush e 2 illuminanti con buon inci, quindi assolutamente se le trovate prendetele. Ancora 1,29€ anziché 3,19€ c'è il correttore camouflage in crema composto appunto da due cialdine. Ci dirà anche a rivederci l'instant matte fondotinta viso, tutte e tre le colorazioni 10, 20 e 30. Sono poi tutte in saldo a 1,29€ le Extreme Lasting Matite Occhi, numeri 01, 02, 07, 10, 06, 08 e 03. Non hanno un buon inci, io sono stata un po' tentata se acquistarle o meno, perché so che queste matite occhi sono fantastiche. Poi anche il pennello per cipria, quello per capirci color celestino, a 1,29€ anziché 3,79€. Poi troverete in promozione tantissimi, ma dico tantissimi, sticker per unghie. Passiamo poi a un prodotto occhi labbra che è il Metal Art Eyeliner Occhi e Contorno Labbra. E di questi prodotti il numero 05 e il numero 02 sono in promozione a 1,29€. Come anche i famosissimi ombretti metallici, e il numero 07 in promozione a 1,29€. E questo non ha un buon inci. Ho poi voluto provare assolutamente un prodotto
prodotto che mi incuriosiva tantissimo e appunto ve ne ho parlato anche nel famoso video, ossia il My Must Have polvere labbra, e in promozione abbiamo il numero il numero 02, che io non mi sono fatta sfuggire l'occasione e ho deciso di acquistarlo. Piccolino, che ha la forma di un ombretto, e il numero 02 si chiama Dare to Go Nude, è proprio appunto un color nude, contiene 1,7 grammi di prodotto e ha un PAO di 18 mesi. Per chi si chiedesse come funziona questo prodotto, è un rossetto in polvere che sembra quasi un ombretto, non ha un buon inci in quanto contiene dimeticone, e io avevo pensato di utilizzarlo sopra un lucidalabbra appunto con buon inci, cioè di mettere sulle tutte le labbra un lucidalabbra, magari quelli di Alchemilla che sono ottimi, e sopra di applicare questa specie di polvere ombretto. Poi magari ve lo farò vedere all'azione in un video, perché avevo pensato di farvi vedere tutti questi prodotti try on, per capirci, in un video specifico. Anzi, fatemi sapere se può interessarvi l'idea. E poi i due mascara che veramente non vedevo l'ora di provare, e sono il Rock and Doll Mascara Occhi e il Rock and Doll Mascara Occhi Effetto Ultra Volume XXXL. E entrambe, ragazzi, sono stata contentissima perché li ho trovati, e sono questi due rispettivamente, il fucsia, che è quello normale, e il rosa chiaro, che è l'XXXXL. Lo scovolino dell'XXXL è questo, quindi è praticamente fino, liscio, classico, tutto regolare, mentre del Rock and Doll classico volume lo scovolino, vedete, è più curvo e più cicciottoso all'inizio. Passiamo poi ai prodotti labbra, e ho trovato in promozione a 1,29 euro anziché 2,89 euro ben 3 rossetti liquidi, comunque lucidalabbra liquidi e matte matte matte. Sono il numero 05 e i numeri 01 e 03. Ho deciso di acquistare fra tutti il numero 03 Girl of Today, che poi è quello che ho applicato su in questo momento. È un color berry abbastanza scuro, molto molto carino. In realtà io volevo prendere anche il numero 01, ma mi sembrava troppo rosato e troppo chiaro. Davvero mi piace tantissimo il colore. Come prodotto, io ho già provato i matte 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 e non mi hanno entusiasmato particolarmente, sono sincera. Anzi, fatemi sapere anche voi nei commenti se questi prodotti vi sono piaciuti. Un prodotto che volevo acquistare, mi ha entusiasmato tantissimo il prezzo, sono sincera, sono i Metal Shock rossetto labbra, ossia dei rossetti labbra ad effetto metallico in cui ci sono veramente tantissimi colori, dal giallo al verde al blu al rosso, e sono tutti in promozione appunto a 1,29 euro. E poi sempre a 1,29 euro anziché 2,49 euro abbiamo il rossetto labbra effetto brillante shine in tutte le colorazioni. Io, come vi ho detto anche nel video quello di presentazione dell'anteprima, questi rossetti shine non li utilizzo tantissimo, quindi ho bypassato preferendo altri prodotti. E poi abbiamo tutte le matite labbra lunga durata, Long Lasting Lip Liner, a 1,29 euro anziché 1,89 euro, e anche di queste abbiamo tantissimi colori, anche tantissimi smalti, sono davvero molti, tipo l'SOS Power Repair Smalto, i classici smalti effetto gel, per le unghie vedrete quando andrete comunque nell'espositore che troverete l'imbarazzo della scelta. E uscirà anche fuori produzione il Kiss the Unicorn rossetto labbra a 1,29 euro anziché 2,49 euro. Poi ho visto che uscirà fuori produzione anche l'hand cream, ossia la crema mani, a 1,29 euro anziché 1,89 euro. Ha un packaging davvero carinissimo, ma purtroppo, ragazze, contiene dimeticone, mi dispiace tanto. Non so se vi ricordate, nello scorso video dei Salvi Essence vi ho parlato dei rossetti, quelli col packaging nero, che hanno inci ottimo, e sono stati riformulati, alcune colorazioni ci diranno arrivederci, e sono la numero
18 e la numero 13. Ragazzi, io sono sincera, non ho acquistato questi rossetti perché con altri molto simili a questi, sempre con il packaging nero Essence, non mi sono trovata assolutamente bene, quindi non li ho presi. Sempre simili a questo prodotto qui, ossia il rossetto in polvere, abbiamo anche gli ombretti refill in promozione. 15, che è praticamente un violetto chiaro, il numero 08 e il numero 03. Ragazzi, io purtroppo non li ho acquistati perché comunque non hanno un buon inch. La famosa base per gli ombretti, che tantissimi di voi mi hanno detto anche sotto i commenti dell'altro video che utilizzate spesso, I Love Stage, è in promozione a 1,29€ anziché 3,19€. E poi le palette, come vi dissi anche appunto precedentemente, tantissime palette non saranno appunto out of stock, ossia la palette All About Rose, la palette polveri viso e occhi, che da me era terminata ma comunque io non l'avrei presa perché entrambi, come vi ho detto, non hanno un buon inci, la palette All About The Magical Forest e di nuovo anche la palette viso e occhi numero 01. E poi non troveremo più The Cushion Eyeliner Occhi a 1,29€ anziché 3,79€. E poi abbiamo il pennello per contouring viso a 1,29€. Due illuminanti in promozione, il famosissimo Prismatic Rainbow illuminante viso, che ragazzi io ho preso, ma naturalmente non è per me ma per una mia amica, ossia questo qui, quello comunque composto da, vedete, quattro colori: fucsia, arancione, giallo e celestino. E questo sarà rimpiazzato da un altro illuminante e anche lo strobing illuminante viso numero 10. Questi comunque erano tutti i saldi Essence. Spero che questo video, un attimo recap, vi sia piaciuto. L'ho girato qui appunto appena comprati in macchina perché comunque adesso le mie opinioni a caldo possono esservi più utili, e comunque volevo cercare di mandarlo online il prima possibile per lo stesso discorso dei saldi Catrice, perché gli espositori Essence sono sempre devastati e prima voi sapete tutte queste cose, e naturalmente meglio è, anche per aiutarvi un po' negli acquisti. Naturalmente fatemi sapere anche voi cosa acquisterete con i saldi Essence, se c'è un prodotto in particolare che vi è piaciuto. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di lasciarmi un bel pollice in più di supporto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!